Buongiorno ninja da tavola e benvenuti in un nuovo video ed ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Domenica 3 gennaio, 1:20 del pomeriggio, dopo una calorifica serie di giornate festive passate insieme ai miei cari e un'infinità di gustosissimo cibo, dove ho voluto godermi il momento al di fuori delle telecamere, sgarrando nella libertà più assoluta senza preoccuparmi di filmare questi golosissimi eventi, oggi sono tornato più scarico che mai per filmare il primo episodio del 2021 del mio format preferito, ovvero la tanto amata Amazing Ricarica Challenge. Questa rubrica è stata creata appositamente dal sottoscritto per ripristinare mensilmente l'energia del proprio corpo. Ed essendo oggi la prima settimana del mese, andrò a farlo gustandomi la top 10 dei miei cibi preferiti, ovvero cereali, biscotti, merendine, gelati, yogurt, pizza, patatini in sacchetto, pasta, panini e carne. Perché questi sono tutti i prodotti che a malincuore rinuncio durante la settimana per via della mia dieta. Anche se dopo le ferie di Natale posso assicurarvi che questa ricarica sarà utile tanto quanto la birra analcolica, dato che devo ancora smaltire i chilogrammi presi dalle migliaia di calorie assunte in questo periodo. E dato che questa Amazing Ricarica Challenge è il primo episodio di questo nuovo anno, volevo ribadire il concetto dello spelling della parola Amazing. Perché sappiamo tutti che le lettere ES sono state sostituite alle lettere AZ del vocabolo stesso. Ma basta parlare, perché l'idea di assaporare la prima caloria di questa nuova ricarica mi sta facendo salivare sui baffi. Una teoria che va ben oltre la legge della fisica. Però devo in qualche modo presentarvi il mio nuovo look. E anzi, fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi piace questo mio nuovo stile, che mi piacerebbe esibire in questo 2021. Porca miseria, mi sono perso, cosa stavo dicendo? Ah sì, prima di salivare sui miei baffi, direi di volare immediatamente al supermercato e di acquistare tutti gli alimenti di questa nuova Amazing Ricarica Challenge. Nuovo anno, nuove emozioni. Per la prima volta nelle mie Amazing Ricarica Challenge scelgo il Conad, sperando che mi lasciano filmare la spesa in santa pace. Salve, buongiorno! Buongiorno! Posso avere un po' di couscous, per favore, alle verdure? Mezzo chilo dovrebbe bastare. Mezzo chilo? Però. Oggi ho fame. E noi vi accontentiamo. La prova della bilancia, 486 grammi, dai, può andare. E poi di secondo, quasi quasi, se mi può dare quei spiedini rustici, sono tre, giusto? Sì. Tutti e tre, grazie. Mezzo chilo, fissiamo la quota di proteine oggi. Grazie mille a te, buon super appetito. Gentile. La scelta del latte è molto importante e io come sempre scelgo l'alta digeribilità. Cereali, oggi ho occhiato questi Nesquik Duo che ho già mangiato in passato e non vedo l'ora di riprovare. Merendine, diciamo che qui non ho trovato nulla che mi ispira, ma tranquilli, a caso di meglio. Biscotti, oggi mi sa che nasconderò questi nascondini nel mio stomaco. I believe I can fly. Epic fail. Patate, me contro te. Questa è una sfida? Vabbè, io accetto le sfide. Per quanto riguarda lo yogurt, oggi andrò a provare questa ciobar variegata alla crema. E per ultimo andiamo di gelati. E oggi vado a gustarmi cucciolomi, perché in fin dei conti io sono un cucciolone. 35,83. Per il panino oggi torno al McDonald's, sperando che a differenza del Burger King servino alcol prima delle 18, perché nutro l'esigenza di bermi una bella birra. Buongiorno, benvenuta a Drive, sono Marina, come posso aiutarla? Salve, buongiorno, posso avere un panino? Sì, quale? Un Grand Crispy McBacon. Menù o solo panino? Solo il panino. A posto? No, posso avere anche una birra, per favore? Certo, in lattina? Alla spina, se possibile. Non c'è la spina, c'è in lattina o in vetro? Che tipi di birra hai? In lattina e la birra bionda, invece in vetro la oro o la rossa? Va bene in vetro la rossa. Patate, niente? No, anche se sono del team patata, però niente patate. Va bene, 8,40 più avanti, grazie. A lei? Chissà se con il mio slogan team patata mi hanno riconosciuto. Ciao. Grazie mille, buona giornata. No, però comunque era una gran patata quella che serviva. Ultima tappa, se non la più importante, pizzeria Tre Ponti. Andiamo a vedere il buon Gaetano che pizza mi consiglia oggi. Signor Gaetano, buonasera. Buonasera, signor Tommaso, tutto bene? Tutto bene, e lei? Benissimo, grazie. Che pizza mi consiglia per questo inizio del 2021? Questo 2021 facciamo una buona pizza, una speciale. Cosa c'è all'interno? Pomodoro, mozzarella, melanzane e ferri, radicchio di pioggia e pancetta. Grandissimo, anzi, speciale Gaetano. E anche l'ultimo alimento di questa nuova Amazing Ricarica Challenge è stato acquistato. Ora non mi resta che volare a casa ad allestire il mio terreno da battaglia. Ed eccomi qua ancora una volta sul mio terreno da battaglia, pronto per una nuova Amazing Ricarica Challenge, la prima di questo calorifico 2021.
E mentre le luci cadono piano piano, come sempre, vado a tirarmi fuori il mio Gran Crispy McBacon e me lo posiziono qui. Mi vado ad impiattare il mio mezzo chilogrammo di couscous. Mi tiro fuori i miei cereali Nesquik. E infine vado a chiudere con queste merendine Choco Brownie della Milka, che a primo impatto sembrerebbero dei pezzi di fumo, ma che in realtà sono delle semplici ma gustosissime bombe di cioccolato. Ninja la tavola, qui di fronte a me hanno top 10 dei miei alimenti preferiti. Abbiamo cereali, biscotti, merendine, gelati, yogurt, pizza, patatini in sacchetto, pasta, panini e carne. Al mio solito latte, alta digeribilità perché io ci tengo alla mia digestione, e una misera birra rossa della Moretti da 330 ml, che dovrebbe essere bandita dal commercio italiano, dato la scarsa quantità. 330 ml di birra, qua in Veneto la dopparemo per lavarsi i denti a mattina. So refreshing! Di birra e di fregna, il baffo si impregna. Questa me la potevo anche risparmiare. E prima di mordere il primo trancio di pizza, oggi per l'occasione speciale, come sempre vi metto le calorie totali e i valori nutrizionali totali di questa nuova Amazing Ricarica Challenge proprio qui sopra, in modo tale che possiate vedere quanta energia andrò ad accumulare al termine di questa passeggiata di salute. E come sempre prima di cominciare, tassativo, ed eccomi pronto per andare ad affrontare una nuova challenge. Finalmente è giunto gennaio e finalmente è arrivata l'ora di andare a ricaricare le batterie con una nuova Amazing Ricarica Challenge, la quale spero vivamente possa darvi abbastanza energie per tirare almeno fino a febbraio. Come sempre ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram, quindi in giro la tavola, se ancora non mi seguite in questo social network iniziate a farlo fin da subito, mi trovate con il nome di GThomas1987 come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja, fatelo! Ultima prassi, se non la più importante, è quella di ricordarvi di non replicare le mie pazze challenge a casa. Quindi ninja la tavola, don't practice at home, perché potrebbe essere veramente pericoloso per la vostra salute. Se proprio proprio vi è balzata la testa l'idea di ricaricare le batterie con un po' di cibo, fatelo nelle giuste quantità. Non esagerate come il sottoscritto. E per vedere quanto tempo mi ruberà questa challenge per essere distrutta, come sempre, ho il mio timer, quindi mi giro la tavola. 3, 2, 1, timer partito. Io direi come sempre di cominciare con il primo pezzo di pizza di Gaetano. E questa sera andiamo con questa speciale con radicchio, zucchine e pancetta. Primo morso di questa nuova Amazing Ricarica Challenge. OMG! Melanzanosa! Appunto perché sono melanzane e non zucchine, porca miseria. Comunque veramente buona, Gaetano. Che spettacolo, ninja da tavola, si scioglie in bocca. Tanta, tanta roba. C'è poco da fare, la combinazione di sapori è veramente esplosiva, anzi, speciale. Solito focus nella seconda camera. Gaetano, sei un artista! Non ti ho ancora detto il voto di questa pizza. Voto 9. Amazing! Devo ancora dirlo. Non devo abbandonare le tradizioni. Devo iniziare il primo morso con Amazing. Non ho neanche bisogno di bere da quanto morbida è. Oggi mi sento in forma, infatti adesso provo un numero. Punta di un boccone! Ultimo spicchio! Non si parla con la bocca piena, stavo dicendo ultimo spicchio! E la pizza è andata! Goccetto di birra per rifarmi la bocca. Giusto perché ora dal salato si passa al dolce, andiamo con questi cuccioloni, porca miseria, i brownie più tardi, sperando che non si siano già sciolti. Abbiamo esattamente 6, ed eccolo qua ninja la tavola, ve lo spezzo con un bel focus. Adoro i cuccioloni. OMG, amazing, uno dei miei gelati preferiti. Biscotto e gelato, cosa si può chiedere di più? E oltretutto non si sono sciolti.
Ricordo che nella pubblicità degli anni 90 si diceva o si mormorava che occorrevano ben 10 morsi per finire un cucciolone. Vediamo se è vero. 1 2 3 e 4, semplice. Porca miseria, ogni volta sto problema per le confezioni. E ora vi racconto come mangiavo il cucciolone da piccolino. Vedete questo spessore di gelato? Ecco, io facevo così. Leccavo prima tutto il contorno e poi mordevo. Sono stato un leccatore fin da giovane. Mi soprannominavano leccagelati. Ora ci ho pensato, lecca gelati, suona male. Sì, perché se il gelato in questione è un cono a due palline, non ci troveremo più. E ora voglio leggervi una barzelletta dei cuccioloni che sono veramente senza senso. Oggi la maestra ha dato i numeri. Per esempio, io ho preso 4. Forse perché sono 4 i morsi che occorre per finire un cucciolone. Ora provo a battere il mio record. 1 2 3 Ultimo cucciolone e non vi leggerò la barzelletta, anzi ve la leggo. No, God, please, no! Nella musica ci sono 7 note, anche sul mio diario. Beh, questo rispecchia me da giovane, sinceramente. Era un disculo senza controllo. Ultimo morso e i gelati sono andati. Spostiamo il mio timer e andiamo con questo couscous di verdure, esattamente 500 grammi. Ed eccolo qua, e faccio un bel focus senza perdere calorie. Finalmente ci sono riuscito nel 2021. Per affondato. Comunque tanta roba, veramente buono. All'interno ci sono zucchine, carote, lenticchie. Ah no, sono ceci, scusate. E couscous, ovviamente. Scendo con così facilità. Scendo con così facilità, stavo dicendo. Il problema è che poi si gonfierà in pancia. Vabbè che ho solo 330 ml di birra, quindi famo anche un litro di latte. Vi faccio un bel focus anche qui. Maledetti ceci, le firme iniziano a fare effetto. Mamma mia! Non c'è il temporale fuori. Ultima scucchiaiata di quel che è rimasto. E mezzo chilogrammo di couscous andato. Solita birra. E voi preferite la birra rossa o quella bionda? A me basta che respiri. You suck! Continuiamo con il dolce. Andiamo a provare questa Chubar con crema variegata, gusto classico, con panna. Anche se sinceramente a me non piace la panna. Stavo scherzando. Intendevo un'altra panna. Basta essere cringe nel 2021! Ed eccola qua, ninja la tavola. Guardate che spettacolo. Pardon me. OMG! Amazing! Dio quanto adoro la cioccolata Chubar! Poi con la crema. Tanta roba. Semplici calorie ninja. Vai con il secondo. E ora questo ve lo faccio vedere qui. Una challenge solo questi. Potrei mangiare tranquillamente una centinaia. Sono 100 grammi all'uno, 100%, cosa fa? 10 kg, forse ho esagerato. 10 kg di yogurt, mi sa che ho veramente esagerato. Comunque andato. E ora ritorniamo sul salato e andiamo con questi spiedini. Allora, qui abbiamo salsiccia e sembrerebbe manzo. Cioè manzo, maiale, scusate. Sì, è maiale, molto buono. C'è anche la pancetta, peperone, salsiccia e così via, insomma. Mm.
Beh, che dire, con mezzo chilogrammo di carne dovrei fissare la mia quota di proteine oggi. Secondo spirino andato. E vai con il terzo, gocciolando il tavolo come al mio solito. C'è qualcuno che mi sta facendo lo spiedino sotto al tavolo. L'avete capita? Lo spiedino. No. Camuzzella che sporcata nel braccio. Perso una calorie, recuperata. Da notare quanto grasso e quanto olio aveva. Una vera e propria bomba a mano. Ultimo pezzo. E guardate le mie mani, super oliose. Rispettiamo i buoni propositi per il 2021. Oh no, mi sono rovinato i baffi, porca miseria, devo farci l'abitudine. Puliamo il terreno da battaglia. Sciacquiamo la bocca con la birra. E ora andiamo a versare il mio latte, perché è arrivata l'ora di andare a gustare un po' di biscotti nascondini. Pensavi vuoi nascondere, eh? Ma che cascata di zuccheri! Ovviamente super digeribili. Andiamo a sistemare a modo il terreno da battaglia. Che miseria! Ed eccoli qua, ninja la tavola. Ve lo spezzo qua. Sapete che non l'ho mai provato in vita mia? Super croccante, veramente buono. Mai inzuppato nel latte? Ancora meglio. E niente, volevo farmi un bel focus qui con un bel inzuppamento di primo piano. Fantastici. Ovviamente li state contando sempre voi per me, giusto? Come al solito. Quanto sono arrivato? Io ho perso il conto. Ultimo nascondino e anche i biscotti sono andati. Mi rifaccio la bocca nuovamente con la birra perché è arrivato l'ora di andare sul salato. Stavo dicendo, è giunta l'ora di andare a gustare questo nuovo Grand Crispy McBacon. Guardate che spettacolo. Taste test. OMG, amazing, la combinazione fra bacon, carne, cheddar, è tanta tanta roba. Potete notare come si scioglie, questo è veramente food porn. Ma lo sapete che all'interno però c'è la senape? Diciamo che non la disprezzo, ecco, ma neanche la amo. Ci sarà un modo per coprire il sapore della senape? Invece l'ho inzuppato, poco poco però. Si sente niente, provo la senape inzuppo, lo so, sono un pazzo. Non è neanche male, sinceramente. Perfetto. E ora, signori miei, è l'ora di gustare le merendine. Andiamo a queste mica ciocco bruni. Porca miseria, ma sono veramente mini. Ma cos'è sta roba? Sono più piccole di un biscotto nascondino. Pardon me. Ed eccolo qua, ninja la tavola. Veramente sembra un pezzo di fumo. Taste test. Anche se l'ho già assaggiato in passato. Adoro i bruni. E questo è veramente eccezionale. Porca miseria. Se squirti latte ti sposo. Ma che capisci? Beh, ok. Ho già capito che la prima Amazing Ricarica Challenge di questo 2021 sarà demonetizzata. Saranno piccoli ma sono belli pesanti, eh? Meglio scattarli subito e poi goderseli a pieno. Dopo tre quarti d'ora di inzuppamento. Non dimentichiamo il solito focus nella seconda fotocamera. Ultimo pezzo.
e il fumo, scusate, e i Choco Brownie sono andati. Ed ora direi di pulire il terreno da battaglia prima di versare le mie patate, anche perché abbiamo una sfida qui, me contro te. Un uomo da maritare so. E andiamo appunto con questi salati preziosi, mais and gadget, me contro te. No, sono delle palline di mais, porca miseria. No, sono come le Dixie, si attaccheranno i denti. Mannaggia a me, ma perché ho preso queste maledette patate? Sei tutta mia, piccola tortina. Lasciamo perdere, va. Taste test. Eccole là, sembrano le Dixie. Anche se sinceramente queste si attaccano meno al palato ai denti, per ora. Ho un po' capito ogni volta. Mannaggia a me. Vabbè, non mi resta che fare il solito tanto è amato quanto odiato Asmr. 30 secondi a partire da ora. Questo intrattenimento è stato offerto da Thomas Angby. Pardon me. Dai, ce la posso fare. Ce la devo fare. Che due palle, però ce l'ho fatta. E la birra è avanzata giusta. You win! E ora, signori miei, è arrivata l'ora di andare a gustare il mio alimento preferito, i cereali. E oggi andiamo a provare questi Nestlé Duo che non mangio veramente da un sacco di tempo. L'ultima volta risale forse a quando ero bambino. Il gusto di cioccolato e cioccolato bianco. Il solito suono dell'amore. Taste test. OMG, doppio amazing! Perché ne squick duo, no? Semplice calorie qui, eh? Altro che l'ultima granola, Revitalizer, come caspite si chiamavano, che ho mangiato nell'ultima Amazing Ricarica Challenge. Questi sono buoni. Io ho coperto il timer. Diamo un po' di enfasi a questo terreno da battaglia. Su via, sciuglietevi, così il latte sarà ancora più cioccolatoso. Vabbè, sapete cosa? Cambio di nuovo fotocamera. Videocamera, scusate. C'è differenza? Videocamera, fotocamera, è come dire pane e polenta. Praticamente ho perso una scucchiaiata di cereali. Ecco, ora ci sarà anche l'altro gusto di patata. E vi posso garantire che si sente. Sapete, so riconoscere la patata. Basta, sono pieno, non ce la faccio più. Volete una scucchiaiata di cereali in già a tavola? No! Tutti mi! Stavo scherzando. Oggi mi sento in forma. Lo stomaco è praticamente vuoto. Vai col latte super cioccolatoso. Dio mio quanto lo adoro!
assurdo, assurdo. Sembra di bere il latte Nesquik. Sembra che sono cereali Nesquik. Ultimi 5 cereali, non perché sono 5 cereali, ma perché sono 5 cereali. Ci siamo capiti. E con l'ultimo sorso di latte dichiaro conclusa questa Amazing Ricarica Challenge, edizione di gennaio. 59 minuti e 19 secondi. Che dire, la prima Amazing Ricarica Challenge di questo 2021 è nel sacco. Ora non mi resta che pulire il mio terreno da battaglia, il mio pavimento e andarmi a leccare i baffi nell'attesa della prossima scorpacciata di felicità. Ninja alla tavola, spero che vi sia piaciuta questa nuova Amazing Ricarica Challenge. Come sempre vi ricordo che se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram. Mi trovate con il nome VGTomas1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja, fatelo. Ninja alla tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit e stay hungry.